Allora, Sifu, noi in palestra abbiamo sempre quelle posizioni più o meno standard. Come possiamo estrapolare quei movimenti, tra virgolette, fissi della vita normale? Come bisogna avere un gomito in tanso, in flusso, in manso, però applicato in un contesto vero, quindi fuori dallo schema del CISO? Allora, le posizioni standard, bonzo, flusso, Sì. sequenze, quello è necessario a livello didattico per preparare quello che poi è l'applicazione reale. È chiaro, io non farò CISO con nessuno se non conosce l'esercizio. CISO si fa con un compagno. E allora, considerando il braccio interno, quando c'è il contatto, se tu sei un aggressore, questo braccio vuole venire verso di te. Anche io voglio venire verso di te. Però qui c'è un sensore che mi dice se è bene andare avanti, se è bene cedere e poi andare avanti. E questa cosa qui, che deve diventare molto reattiva e immediata, è una decisione che viene dall'esperienza, cioè io non devo pensare. E allora che cosa succede? Io, se ho il contatto col tuo braccio, io devo subito, dietro, io devo subito prendere il centro. Cioè tu non lo sai. Ma io vado direttamente sul centro. Tu adesso fai fatica a venire Io verso di sì. me e quando viene verso di me io posso anche prima cedere e poi dopo venire. Ma se tu per caso scivoli, io posso andare anche direttamente. E in tutto questo, quanta pressione bisogna stare, cioè mettere su un braccio di una persona? Quello che è necessario per controllare la tua. Perché Ok. se io metto troppa pressione, mi blocco il Non è movimento. Se reattivo. ne metto troppo poca, tu puoi avere la meglio. Ok. E allora questa sensazione, questa percezione mi dà la possibilità di decidere quando tu fai qualcosa di venire in avanti oppure prima fare qualcosa e poi dopo andare. Ok? Sì. E